Ciao amici e bentornati ad Incontri nel Blu. In questo nuovo appuntamento vi presenteremo uno special veramente particolare e interessante. Interessante non solo per i subacquei. Andiamo a vederci le immagini di una ricerca che ha organizzato l'INAIL insieme con l'ENEA, l'Università di Tor Vergata e la Sapienza di Roma. Andiamo a vedere che cosa è successo. Frequentando gli ambienti del mondo subacqueo, abbiamo avuto modo di conoscere molti operatori che hanno trasformato la loro grande passione per tutto ciò che vive sott'acqua in un vero e proprio lavoro. Da queste scelte sono nati prevalentemente molti centri di immersione che hanno reso possibile visitare in sicurezza e con il relativo rispetto per l'ambiente siti sommersi sparsi in tutto il mondo, alcuni dei quali ancora del tutto sconosciuti. Tutto questo ha permesso un notevole sviluppo delle attività subacquee, contribuendo con successo ad una maggiore conoscenza della natura dei fondali. I repentini progressi avuti sulle scoperte del mondo sommerso hanno offerto e stanno ancora offrendo nuove opportunità professionali a chi desidera intraprendere questo affascinante percorso. Parallelamente al variegato mondo dei subacquei, nel tempo si sono sviluppate anche altre attività che vengono svolte in ambienti iperbarici o in zone limitrofe. Abbiamo chi lavora in miniera o chi è impegnato per ricerche speleologiche, chi scava tunnel per future metropolitane o ancora chi ispeziona pozzi o siti particolari sommersi. Fanno parte di questa vasta schiera che va sviluppandosi sempre di più anche i molti operatori ospedalieri che si occupano delle camere iperbariche, grazie alle quali vengono risolti importanti problemi di salute della popolazione. Un approfondito studio dell'INAI ha voluto osservare più da vicino queste particolari attitudini, finanziando una ricerca su un modello multifattoriale di prevenzione del rischio iperbarico in ambienti specifici. Ambienti capaci di integrare i fattori di rischio individuali e lavorativi. E allora amici, eccoci giunti sulle sponde delle acque del lago di Bracciano, esattamente a Trevignano. Qui oggi avviene una cosa speciale, una cosa che riguarda anche noi, siamo più amanti del mare che dei laghi, però sott'acqua si va anche al lago. E anche se non riguarda esclusivamente per chi va sott'acqua, qui oggi si sta facendo una sperimentazione importante, della quale però voglio farvene parlare direttamente al professor Luigi Fattorini, che è il capofila, insomma, di questo progetto, e adesso ci spiegherà alcuni particolari e quali sono gli scopi di questa sperimentazione. Dunque, oggi abbiamo attrezzato qui sul lago praticamente un laboratorio. In questo laboratorio cerchiamo di studiare quelli che sono gli effetti di andare sott'acqua, soprattutto su parametri fisici quali quelli che possono indurre delle patologie di lungo periodo, quando per parecchie immersioni il soggetto può andare incontro anche a dei danni di tipo cronico, cioè che poi si danno fastidio per sempre. In questo contesto noi abbiamo attrezzato una sorta di palestra sotto, dove il soggetto pinneggiando simula una situazione di lavoro. Questa situazione di lavoro perché? Perché questo progetto è finanziato dall'Istituto Nazionale
dell'INAIL per la prevenzione dei lavoratori subacquei. E questo mi sembra sicuramente un'iniziativa prevenzione sugli infortuni del lavoro, quindi questo è da, esatto, è da elogiare in modo superbo, direi. Bene, ci puoi dire anche che cosa succede sott'acqua esattamente? Esattamente, intanto volevo dire che questo è il secondo step. Il primo step l'abbiamo fatto in camera iperbarica, quindi stiamo cercando di adattarci e di studiare le diverse condizioni in cui si va a trovare il nostro corpo, sempre riproducendo le attività in iperbarismo. Noi studiamo che cosa? Facciamo dei prelievi ematici, quindi del sangue, il sangue intero o delle urine, e andiamo a valutare quanto lo sforzo fatto sott'acqua, ma soprattutto lo stare sott'acqua in quelle condizioni, possa portare uno stress dal punto di vista ossidativo, quelli che sono per il grande pubblico i radicali liberi, per intenderci. Ecco, sì, ecco, io se possibile, professore, proprio spiegare bene questo stress ossidativo. Stress ossidativo dei tessuti? Sì, stiamo parlando dei processi metabolici del nostro corpo. Lo stress ossidativo noi ce l'abbiamo in tutte le condizioni, soltanto che talune inducono uno stress che non è più recuperato dal nostro corpo, quindi c'è un accumulo, e quando ci sono gli accumuli nel lungo periodo possono produrre condizioni esiziali. E questo è quello che studiamo noi, non tanto il fatto che ci sia stress ossidativo, lo sappiamo bene, ma se c'è accumulo. Bene, io accennerei anche qualcosa che riguarda non propriamente il mondo della subacquea, ma magari, che ne so, operai che lavorano scavando tunnel per fare un passaggio di metropolitana o di autostrade. Anche lì ci può essere un problema? Assolutamente sì, perché lo scopo della ricerca è in iperbarismo. Ora, evidentemente lavorare con subacquei è più facile, ma sono tutte quelle situazioni di lavoro in cui il soggetto sta al di sotto del livello del mare. Tutte quelle situazioni, il minatore per esempio. Ah, esattamente. Bene, allora adesso andiamo un po' a vedere l'organizzazione, come si muove, come viene distribuito il lavoro ai vari componenti di questa squadra che è stata formata, e andiamo a vedere anche sott'acqua che cosa succede, anche se vi dico subito che al lago non abbiamo certo la stessa visibilità che abbiamo in mare o nelle sorgenti. Allora, vediamo e ci rivediamo tra poco. In collaborazione con l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro ci saranno a stretto contatto anche 4 unità di ricerca di altrettanti referenti scientifici, coordinati per conto dell'Istituto dal professor Enrico Marchetti, già coordinatore di altri progetti dedicati alla prevenzione. Il professor Luigi Fattorini per l'Istituto di Fisiologia e Farmacologia dell'Università La Sapienza di Roma. Il professor Alessandro Pinto per il Dipartimento di Medicina Sperimentale, Unità di Ricerca in Scienza dell'Alimentazione. Il professor Giuseppe Filomeni del Dipartimento Biologia, Università di Tor Vergata. E l'ingegner Nazareno De Angelis del Dipartimento, Unità Tecnica Efficienza Energetica Enea, grande conoscitore del mondo sommerso. Questo progetto si prefigge di valutare se fattori come la dieta, lo stato del corpo e la fitness fisica del soggetto abbiano relazione con il rischio di insorgenza di malattie professionali in ambienti iperbarici. Lo scopo primario di questa ricerca scientifica è quello di trovare strategie che, modificando i fattori individuali, possono contrastare l'evenienza di dette malattie. Per ottenere questo risultato dovranno essere valutate le abitudini alimentari e la composizione corporea attraverso test effettuati con sofisticate apparecchiature che evidenzieranno valori determinanti per la funzionale fisicità della persona.
E allora abbiamo qui con noi il professor Alessandro Pinto della Sapienza di Roma, che è, diciamo, possiamo dire uno specialista, soprattutto un grande esperto dell'alimentazione. Perché l'alimentazione? Perché già nel mondo comune, fuori dall'acqua, ovunque si parla oggi di alimentazione corretta o non corretta e le problematiche che possono creare i cattivi comportamenti a tavola. Allora, chi meglio del professore può darci qualche risposta, soprattutto legata a questa sperimentazione? Perché l'alimentazione è importante, professore? Allora, dunque, l'alimentazione è sicuramente importante in tutte quelle condizioni in cui l'organismo è esposto ad una situazione di stress, che nella fattispecie è rappresentato appunto dall'atmosfera iperbarica. In questo studio noi stiamo valutando appunto quella che è la risposta in termini di stress ossidativo e di infiammazione, e l'alimentazione è in grado di influenzare quindi la capacità del nostro organismo di reagire appunto a questo tipo di stress. Oggi il tipo di alimentazione che seguiamo, che è un'alimentazione troppo ricca di grassi, e un'alimentazione troppo ricca di zuccheri semplici, per esempio, genera un aumentato stress da un punto di vista sia infiammatorio che da un punto di vista di stress ossidativo. D'altro canto, il fatto che consumiamo troppa poca frutta, troppo pochi ortaggi, che sono invece ricchi di sostanze antiossidanti e antinfiammatorie, fa sì che questo rischio risulti essere amplificato. Bene, allora noi la ringraziamo e continuiamo a seguire quello che stanno facendo sulle sponde del lago e la sperimentazione continua. Successivamente, per mettere in relazione i parametri che si otterranno, sono state organizzate una serie di immersioni, parallelamente ad alcune sedute in camera iperbarica, per valutare l'influenza dell'esposizione ad alcuni parametri ematochimici che sono correlati allo stress ossidativo. Questa parte sperimentale si rende necessaria per riprodurre le normali condizioni operative alle quali è sottoposto il lavoratore subacqueo. È stata scelta la ridente località di Trevignano, bagnata dalle acque del lago di Bracciano. Acque limpide e affascinanti, dove la natura esplode con tutti i suoi splendidi colori di un habitat incontaminato e ricco di sentimenti storici mai sopiti. Guardandoci intorno, ritroviamo la serenità perduta nei meandri della metropoli, mentre le urla dei bambini che giocano davanti allo sguardo incuriosito dei maestosi cigni lasciano ai visitatori momenti di inebriante vero benessere. Allora, dopo anni di immersioni e responsabilità nelle associazioni subacquee, Nazareno De Angelis, che è qui vicino a me, ingegnere dell'Enea, ha organizzato, seguendo le direttive dei luminari che lo aiutano nella realizzazione di questa sperimentazione così importante, ha organizzato questa squadra che sta facendo lavoro sott'acqua, e non solo quello, perché la sperimentazione è in funzione del lavoro che viene fatto sott'acqua, ma anche tutta l'organizzazione che ci vuole per arrivare fino qui sulle acque di Trevignano. Allora passiamo un po' la parola a Nazareno, che ci racconta un pochino come è nata tutta questa organizzazione. Allora, diciamo che la cosa era molto interessante, tra l'altro è in linea con le linee guida dell'ente per cui lavoro, perché ci occupiamo anche di sviluppo sostenibile, oltre di sicurezza d'energia. La cosa interessante è stata che siamo riusciti a convergere in maniera molto simpatica, tra l'altro, e a collaborare in amicizia. Io ho curato in particolar modo tutta la parte subacquea, la parte che riguarda le attività subacquee, l'organizzazione, la logistica, eccetera. E quindi abbiamo dovuto cronometrare un pochino tutto, e come avete visto pure questa mattina è tutto
ben organizzato per i prelievi e tutta la ricerca che viene fatta, perché necessita proprio di tempi ben precisi. Penso che tu avrai adottato dei metodi, dei sistemi proprio di prevenzione per la sicurezza. Certo. Quindi parlaci un po' di che cosa hai organizzato per questo. Ecco, diciamo che tutte le prove sono state fatte utilizzando tutte le buone regole della sicurezza subacquea che tu parte ben conosci, e quindi sono stati chiaramente organizzati i gruppi in un certo modo. C'è una sensoristica che fa il monitoraggio di tutte le funzioni del subacqueo in acqua. Per la sicurezza, come visto, c'era l'idroambulanza che lavora qua sul lago di Bracciano del Denem, con uno staff di soccorritori subacquei e rianimatori, e col medico rianimatore. Oltretutto, chiaramente, c'erano tutte le attrezzature mediche, bombole ossigeno e così via. Allora, grazie per l'organizzazione e ci rivediamo presto sott'acqua, se non sbaglio. Ciao. Nel campo organizzato sulle rive del lago si effettuano le prime misurazioni dei parametri fisiologici, come la frequenza cardiaca, gli scambi respiratori e il lavoro muscolare. Ci si prepara ad immergerci ad una profondità prevista di circa 20 metri. In superficie sono stati attenzionati tutti i mezzi di sicurezza messi a disposizione dal Dipartimento Nazionale Emergenze in Mare. I subacquei dovranno scendere su una cima che li guiderà nel percorso, portandoli a muoversi in quattro punti diversi del fondale. I loro spostamenti in un sito che nella parte più profonda presenta spesso problemi di visibilità simulerà perfettamente un qualsiasi lavoro da eseguire sott'acqua. Un vero e proprio lavoro fisico che deve essere studiato e analizzato profondamente attraverso i dati rilevati dai test effettuati con i prelievi. E allora ci troviamo con uno dei personaggi più importanti di questa sperimentazione. Perché? Perché ci troviamo con la dottoressa Giovanna Tranfo dell'INAIL, che ci racconterà come mai l'INAIL si è dedicata a questo tipo di sperimentazione e se oltre a questo tipo di sperimentazione ne ha in atto altre e perché. Grazie. L'INAIL nasce come istituto per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro. Poi con il progredire del tempo è diventato un grande ente di ricerca perché ha l'obiettivo anche soprattutto della prevenzione. In quest'ambito ha inserito nella sua attività di ricerca una serie di progetti anche esterni all'INAIL, che l'INAIL finanzia. E in questo quadro rientra il progetto a cui stiamo lavorando qui oggi. Ovviamente ce ne sono molti altri su tematiche le più diverse, perché i rischi lavorativi sono di tantissime natura, di diversa natura, possono essere rischi chimici, rischi fisici, rischi da agenti biologici, ergonomici e così via. In questo caso ci occupiamo di un rischio fisico, che è l'iperbarismo, ma che può essere monitorato anche tramite la rilevazione di indicatori di tipo chimico, e qui veniamo alla mia attività. Noi stiamo prelevando dei campioni di urina dei subacquei che si immergono prima dell'immersione, dopo l'immersione e anche per alcune ore successivamente, perché siamo interessati a ricercare degli indicatori urinari di stress ossidativo. Che cosa significa? Tutti noi siamo esposti ai famosi radicali liberi, certo, se ne parla tanto. E quindi tutti noi produciamo questi prodotti di ossidazione sia del DNA che delle proteine, e li eliminiamo attraverso l'urina. In condizioni di maggiore stress immaginiamo che la concentrazione di queste sostanze aumenti, quindi andiamo a monitorare se c'è una variazione prima e dopo l'immersione dovuta appunto all'atmosfera iperbarica.
Beh, noi, io in qualche maniera rappresento un bel numero di subacquei e di appassionati di mare, e ci fa veramente un, e anche come italiano devo dire, mi fa un grande piacere a me e sono sicuro a tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento, sapere che c'è un ente importante, che si dedica alla prevenzione, perché se ne parla tantissimo, però forse questa è una delle situazioni dove veramente si inizia a fare qualcosa di estremamente concreto. Bene, ringraziamo la dottoressa Giovanna Tranfo e adesso andiamo a continuare a vedere che cosa sta succedendo sulle rive del lago di Trevignano. Con la discesa dei primi metri d'acqua ci siamo illusi di poter trovare una visibilità accettabile, ma purtroppo, raggiunta la profondità prevista, ci siamo resi conto che la trasparenza iniziale è andata scomparendo con il raggiungimento del nostro obiettivo. Con le caratteristiche di questo fondale, di certo le immagini non risulteranno tra le migliori, ma comunque lo scopo della ricerca viene ugualmente soddisfatto. E allora, dopo una giornata di attività sulla sperimentazione delle conseguenze che può dare la malattia iperbarica o comunque problematiche che possono venire attraverso le attività in ambiente iperbarico, non potevamo non concludere con un personaggio importante, fra l'altro esperto anche subacqueo, oltre che esperto ricercatore, il dottor Enrico Marchetti, il quale ha avuto la possibilità dall'INAIL di organizzare questa sperimentazione e adesso ci racconterà lui quali sono le conclusioni che si possono dare di questa prima giornata, perché ne verranno sicuramente altre, e lascio la parola ad Enrico per raccontarci un po' quello che succederà anche dopo questa giornata così bella. Sì, quando l'INAIL ha deciso di far partire il piano triennale di ricerca e mi ha dato i fondi per organizzare questa ricerca, io ho pensato di esplorare gli aspetti di multifattorialità delle patologie da immersione e quindi ho cercato di raccogliere un gruppo piuttosto differenziato di specialisti del settore. Avevo iniziato a collaborare col Centro Iperbarico Romano già da tempo e quindi li ho prontamente reclutati in questa nostra ricerca, ma poi ho lavorato anche con l'Istituto di Fisiologia Umana, che comunque rappresenta un punto fermo di tutta la mia attività di ricerca, e ho messo insieme Tor Vergata per la parte biologica, i nostri laboratori per la parte biochimica, e quindi l'idea è quella di esplorare un po' tutti quegli aspetti che possono avere una rilevanza ai fini della patologia da decompressione. Quello che è successo oggi è sostanzialmente il fatto fondamentale, che è andato tutto bene. Adesso si tratta di vedere se tutti i dati sono salvi, se sono stati registrati correttamente dai vari ricercatori che hanno contribuito alla nostra giornata. Se tutto va bene, e come abbiamo già visto dalle esperienze pregresse, dovremmo aver trovato un pochino la conclusione di quello che è lo stress ossidativo e alcuni aspetti relativi alla nutrizione del subacqueo. Quindi quello che succederà poi sarà che questo nostro gruppo di ricerca, molto, diciamo, molto complesso e articolato, verrà portato a fare ricerca su altre tipologie di professionisti subacquei. Quindi stiamo prendendo contatti con i carabinieri, con i vigili del fuoco e con alcune ditte che fanno operazioni di soccorso, di lavoro nei porti, per fare lo stesso tipo di monitoraggio che abbiamo fatto su di noi, su anche altre tipologie, e vedere
come rispondono i vari parametri che abbiamo misurato e che avete intervistato in precedenza, quindi un'idea già ce l'avete, e come rispondono alle diverse sollecitazioni delle diverse tipologie lavorative. Bene, noi non possiamo che ringraziare ed essere felici di aver potuto partecipare riprendendo queste immagini e portandole a vostra conoscenza. Perché felici? Perché finalmente si sta realmente in modo concreto agendo sulla prevenzione, sul lavoro, e questo è un lavoro un po' particolare, diciamo la verità. Probabilmente nel passato, essendo soprattutto le attività subacquee sono nate dal dopoguerra in poi, perché nascono con i famosi uomini rana e poi si sviluppa attraverso le esperienze di Cousteau, bisogna dire che, essendo, possiamo anche chiamarla una scienza, se possiamo dirlo, è un po' grossa come parola, però comunque questa attività è un'attività giovane, e quindi questa sperimentazione inizia a lasciare un punto fermo su quello che può essere appunto lo stress del tessuto ossidativo. Con tali valori, unitamente all'analisi dei prelievi di sangue degli operatori, si otterranno dati che aiuteranno i ricercatori ad assolvere il compito della prevenzione di possibili malattie iperbariche. La scienza mette a disposizione di questo ambiente i suoi uomini migliori e le tecniche esistenti più avanzate, con lo scopo di creare la giusta sicurezza per chi opera nello sviluppo della conoscenza, ampliando il confine della scoperta che getta basi importanti per le generazioni del futuro.